con Tommy Petrovic, autore della rete del pareggio definitivo di Trento-Lecco. Per quello con le domande dei giornalisti, partiamo da Nicola Bortolotti. Finalmente, Tommy, e quanto vale per te questo gol a livello sia psicologico che anche in vista dei prossimi appuntamenti? Vale tanto perché per un attaccante è importante sbloccarsi prima possibile e farlo seconda giornata aiuta molto mentalmente di continuare così e di pensare, cioè, di pensare sempre di far gol ogni partita. Quindi sono contento, ma soprattutto contento per il pareggio che dispiace, anche se un buon risultato alla fine dispiace di non poter vincerla alla fine. Non è stata una gara semplice per te, insomma, hai faticato un po' a trovare, probabilmente non sei ancora al top della condizione, credo, no? Poi ti No. chiedo, strano rivedere magari il tuo compagno Sipos dall'altra parte, che No, gara è stata? perché ho avuto un infortunio all'inizio, quindi ho saltato Tristina, poi ho avuto la febbre, quindi non gioco 90 minuti da un paio di mesi, quindi mi manca un po' di condizione ancora, però sono molto vicino, quindi sì, ho faticato un po' oggi, però alla fine mi sentivo bene, quindi non lo so. E poi Leon, io gli voglio bene, voglio tanto bene, abbiamo parlato e sono contento per lui e spero che possa esprimersi al meglio lì all'Ecco. Tommy, quanto ha influenzato gli stop che hai avuto nel corso della pre-season, la tua preparazione e la tua condizione? Secondo te quanto ti manca per essere al 100%? Ma no, non è che sono molto lontano, sono lì, solo che magari oggi se fossi al 100% arrivo più tranquillo alla fine della partita, e invece oggi ero un po' pesante, stanco, però nonostante ero concentrato e sono riuscito a far gol su quella respinta, quindi mentalmente devo essere sempre pronto anche se fisicamente non sono al 100%.